Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati. Siamo qua con la nostra striscia, Punto Biancorosso, a tenervi compagnia e aggiornarvi su tutto quello che accade in casa Ancona con Cristian Camilletti questa sera. Ciao Cristian. Buonasera a te Stefano, buonasera ai nostri amici radioascoltatori, ben ritrovati a tutti. E più tardi andremo a collegarci, oggi ce l'avremo solamente al telefono, Guido Montanari, che però interagirà tranquillamente con voi, sempre con i nostri punti di contatto 334 35 20 488, sms e whatsapp, quindi fra poco sentiremo anche il capo servizio sport del Corriere Adriatico. Intanto gli aggiornamenti per quello che riguarda la giornata numero 31, in attesa degli ultimi due match che si disputeranno questa sera. Ricordiamo, iniziata questa 31esima giornata sabato con la nostra partita Perugia-Ancona, sapete il risultato, il Perugia si è imposto 2-0. Proseguita una giornata di domenica con ben tre partite giocate alle ore 14, noi ci rifaremo domenica prossima, sempre stesso orario. Lucchese che ha battuto l'Olbia 1-0, la Spal, ai noi, che ha battuto il Rimini 3-1, la Torres che ha battuto la Virtus Entella 2-1. Alle 18.30 Arezzo che ha battuto Vispesero 2-1, Juventus Next Generation ha pareggiato 1-1 con il Pontedera e il Pescara ha pareggiato 2-2 con la Carrarese. In finale 20.45 altro pareggio, quello tra Fermana e Pineto. Non si è fatto male nessuno qui. Eh no, direi che grosso modo sono stati rispettati i pronostici, diciamo, di quello che potevano essere la giornata. Sorprese non ne vedo, francamente. Partita pirotecnica all'Adriatico di Pescara, dove praticamente negli ultimi minuti di gara, recupero compreso nel secondo tempo, sono arrivati praticamente tre gol, è successo veramente di tutto e niente. Per quello che riguarda invece l'Ancona, tu hai già sottolineato il risultato della Spal, perché il 3-1 inflitto a Rimini fa sì che appunto la Spal passa l'Ancona e si tira fuori in questo momento dalla zona play-out, e di conseguenza l'Ancona che ci finisce nuovamente dentro questo famoso quintultimo posto con i suoi 33 punti, che tra l'altro sarebbe a pari merito con la Vispesaro. Però c'è un però grande: questa sera ci sono le altre due squadre che sono dietro e quindi che hanno i 31 punti del Sestri Levante e il 30 della Recanatese, quindi sarà un po' da capire che cosa succederà in queste sfide, perché in questo modo avremo poi il quadro ancora più completo per capire la posizione definitiva al termine della 31esima giornata per quanto riguarda appunto l'Ancona. L'Ancona che a Perugia ha conosciuto la sua 14esima sconfitta su 31 gare, e questo la dice lunga appunto su quella che è la stagione dei biancorossi, una stagione tribolata sin dall'inizio, che vede appunto di fatto la metà delle partite marchiate dalla casella delle sconfitte. E niente, adesso mancano queste 7 gare, lo sapevamo, l'abbiamo detto tante volte, l'Ancona dovrà cercare di fare dello stadio del Conero il suo fortino in queste ultime gare, soprattutto andare a vincere gli scontri diretti. Non sarà semplice, perché insomma le altre, lo state vedendo quello che stanno facendo, ci stanno lottando con le unghie e con i denti per cercare di uscirne fuori, salvo per l'Olbia che ormai secondo me in quel penultimo posto lì è praticamente rassegnata. La Fermana comunque, ho visto ieri che ha lottato con il Pineto per cercare di questo sorpasso, e appunto anche il Sestri Levante non sta a guardare, la Recanatese nemmeno e neanche le altre. L'Ancona invece dalla sua parte deve fare molto di più, deve cercare di vendere cara la pelle in ogni campo, in ogni partita, cosa che non ha fatto a mio modo di vedere contro il Perugia sabato pomeriggio, e dove ho visto, al netto delle assenze chiaramente, che in questa formazione purtroppo
già quando mancano due o tre uomini fondamentali dell'11 va molto in difficoltà. Però ecco, non ho visto un Perugia, diciamo così, affamato di vittoria, quando magari me lo potevo aspettare dopo i 5 gol che aveva preso sul campo dell'Entella. Però ho visto un Ancona troppo rinunciatario, un Ancona che è scesa in campo non proprio con quella cattiveria giusta e non con la voglia di vender cara la pelle, come dicevamo, quando sei immischiato in una zona così difficile della classifica, dove devi veramente cercare di dare il 1000 per 1000 su tutti i campi, a prescindere di quelli che sono i giocatori che scendono in campo e di quelli che sono gli uomini a disposizione. Poi fammi aprire e chiudere una parentesi anche su un altro discorso, Stefano. Lei può aprire e chiudere quello che vuole. Bisogna che certi giocatori, a mio avviso, scendano in campo con l'idea di giocare per la squadra e non per interesse personale. Faccio un esempio tra tutti, che a me non è piaciuto, l'entrata di Filippo Marenco in campo nel secondo tempo al posto del giovane Radicchio. Adesso, per carità, parlare di Radicchio, della partita che ha fatto, sarebbe troppo facile sparare su questo ragazzo, che è vero che ha commesso due errori madornali per quanto riguarda i due rigori, però quando è sceso in campo poi Marenco al suo posto, io ho visto un ragazzo che è entrato male, perché pronti via, subito ha fatto un fallaccio su un giocatore del Perugia, è andato molto vicino a prendersi un giallo, e poi al secondo intervento di nuovo un'entrata dura dove il giallo se l'è preso. Cioè, io ho visto proprio un giocatore entrato male di testa, con la voglia soltanto di andarsi a prendere un giallo che poi lo avrebbe messo di fatto tra la casella degli squalificati per la gara con la Torres. Proprio un messaggio negativo, secondo me, che non deve esserci in una situazione del genere. Capisco che può far male non scendere in campo perché magari ti aspetti di giocare, capisco che appunto c'è la frustrazione di andare in panchina, però non bisogna essere così in questo momento. Adesso io ho fatto l'esempio di Marenco perché quando è entrato ho notato questa cosa, ma è un discorso che deve valere per tutti i giocatori, per tutta la rosa, perché appunto l'io in questo momento conta zero, conta il noi in questo caso, ovvero la squadra ha la priorità, la squadra deve compattarsi al massimo e fare quadrato e cercare di venire fuori da questa situazione, perché adesso mancano 7 partite e, come ha detto proprio Perucchini, che questa sera lo avremo ai nostri microfoni, qui devi giocartela contro tutti, indipendentemente da chi è il tuo avversario che hai di fronte, te la devi dare a giocare anche contro ogni tuo limite. Però ci devi provare, non devi scendere in campo come sei sceso in campo, ecco, contro il Perugia. Devi fare molto di più, secondo me, molto molto di più se vuoi raggiungere la salvezza. Beh, qui entra poi dopo in gioco una serie di parametri, quelli legati alla società, legati al mister, legati insomma alla rosa che è stata creata. Sì, questo, Stefano, è un discorso. Le prospettive e le ambizioni. È un discorso, Stefano, che abbiamo fatto tante volte, ma sono discorsi, ripeto, che arrivano purtroppo da lontano. L'abbiamo detto nelle ultime settimane: un difetto di fabbrica di questa squadra nella costruzione, la mancanza di personalità, la mancanza appunto di giocatori che alla minima difficoltà mentalmente mollano la presa. Probabile che sia così, però ecco, in questa situazione devi azzerare tutto questo e devi veramente scendere in campo e pensare come se non ci fosse un domani. Ma non c'è un domani. In che senso? No, non c'è un domani. Così come siamo messi non c'è un domani, cioè, inutile che ci speriamo, da tifosi speriamo, ma così come siamo messi non c'è un domani. Vista la classifica, visto i prossimi incontri, visto quello che dici tu di come si scende in campo, non c'è un domani, quindi non è che pensare come se non ci fosse, no, un domani non c'è, se questa è la rosa che scende in campo non c'è un domani, e poi dopo non so come la
la rigiriamo la frittata, perché inizio stagione abbiamo detto che questa sarebbe stata un'annata di transizione. Adesso, se è una transizione in retromarcia, bastava che ce lo dicevano, così lo sapevamo come. Io non credo che fosse un anno di transizione, Stefano, a questi livelli così a ribasso. Io credo che nella loro testa c'era, diciamo, partiamo con l'anno di transizione per dire, siccome la squadra è completamente rinnovata, molti più giovani rispetto magari a una stagione fa, ti metti con un allenatore di partenza giovane che comunque tra virgolette andava anche tutelato, diciamo, per di partenza, proprio per metterlo nella miglior condizione possibile, e poi la stagione è stata quella che è stata. Però io non credo che neanche nelle idee societarie ci fosse che alla 31esima giornata fossi 16esimo in classifica, che ripetiamo, ad oggi, nonostante il 16esimo posto, sei salvo, ad oggi, per il discorso degli 8 punti sulla penultima, ci sei in questo momento perché i punti sono 11, però Sestri, Levante e Recanatese devono giocare, quindi... Ma gli altri faranno la corsa sull'Ancona, questo è normale, io penso che sia una cosa... Che sia ovvia, cioè l'hanno fatto, la corsa sull'Ancona si è fatta in eccellenza, si è fatta in prima categoria, si è fatta cioè dovunque siamo andati, le squadre che ci hanno incontrati hanno fatto la corsa sull'Ancona, al di là del risultato, poi magari perdevano di fila tutte quelle successive, ma quel giorno quando incontravano l'Ancona davano il 110%. Certo. È qui che andiamo a sbattere il muso in maniera pesante, cioè non possiamo pensare che noi siamo salvi perché gli altri faranno peggio. Non sarà così, sarà una lotta all'ultima, veramente all'ultima partita, con il coltello tra i denti, ma chi scende in campo deve avere questo cazzo di coltello tra i denti, deve avere la cattiveria e non giusta. La mosceria di giudicarsi, appunto, e pensare di essere già un fallito in partenza, perché qui a questo punto il problema psicologico è proprio quello, pensare che già noi comunque vada abbiamo già perso, no? Allora, il discorso, Stefano, sai qual è? Che l'Ancona, almeno per come l'ho vista io in questa stagione, quando gioca in casa ha comunque una sua spinta, dovuta probabilmente anche dal fattore campo, dovuta da una tifoseria che comunque è sempre lì pronta a spingerla per l'intera gara, e poi se c'è da dire qualcosa lo fanno al termine della gara, però in quello che sono i 90, i 95 minuti del match, la tifoseria biancorossa è sempre lì a sostenere e a caricare. Quindi in casa c'è un certo tipo di atteggiamento, fuori casa... Troppo spesso io ho visto un Ancona non pungente, non con quella cattiveria giusta, tipo ad Arezzo non ho visto una squadra determinata, con il Perugia appunto stesso, poi tra l'altro dopo possiamo inserire altre situazioni, tipo con il Perugia è vero che ti mancava uno Spagnoli davanti che è fondamentale, e anche qui tra virgolette mi arrabbierei con chi scende in campo, è vero che ormai sei abituato a giocare in un certo modo perché c'è sempre lo Spagnoli di turno, ma quando tu davanti hai giocatori, tre giocatori come era Cioffi, Moretti ed Energe, cambiano le caratteristiche, non puoi sempre fare il lancio lungo sulla prima punta, altrimenti i difensori che sono dei bestioni, quelli del Perugia, te lo mangiano vivo il Moretti della situazione, giocare palla a terra, ma questo noi lo vediamo da fuori, anche chi scende in campo, voglio dire, lo capirà che come deve giocare, che non può giocare alla stessa maniera. Però ripeto, è proprio mancata la cattiveria, cioè quella cattiveria che devi avere in questi momenti, e non ti puoi attaccare alle assenze, perché era il Perugia, perché poi io il Perugia dal mio occhio è stata una squadra che ha giocato proprio al minimo sindacale, come per dire, tanto prima o poi sappiamo che l'Ancona commetterà l'errore, perché se andiamo ad analizzare l'intera partita, Perucchini, a parte i due rigori e uno lo para, poi alla fine di parate vere e proprie non è che ne ha avute chissà quante, il problema è che dall'altra parte l'Ancona nei 95 minuti di gara ha fatto un tiro, quello al 33esimo del secondo tempo con Giampaolo, molto pericoloso tra l'altro, cioè troppo poco per una squadra che deve che sta giocando per salvare la stagione, questo che voglio dire. Poi è chiaro che comunque i giocatori ci mettono sempre il loro impegno, però dobbiamo vedere molto di più, soprattutto fuori casa, aggiungo. Poi è chiaro, adesso 7 partite con 9 punti, teoricamente ce la fai con 9 punti a salvare la stagione, ma li devi fare questi 9 punti.
Mentalmente devi essere pronto a lottare palla su palla, questo esatto. Sicuramente. E, diciamo che ecco, hai parlato di Moretti adesso che la precedente partita ha dato segni di vita. No, ma secondo me li ha dati anche nella partita con il Perugia, meno evidenti perché gli aspettavo un qualcosa di diverso. Però dico proprio il modo di giocare. Esatto, e Moretti è criticato a palla, però Moretti, il gioco di Moretti consiste proprio quello di rompere le balle, entrare, correre dietro la palla, star sempre lì, provocare l'avversario e cercare il fallo. Che poi dopo serve, perché se ti arriva rigore o ti arriva un calcio di punizione, se ci avessimo qualcuno che è capace di drizzarlo quel calcio di punizione e sfruttarlo, sarebbe l'arma vincente. Quindi quello è il modo di scendere sicuramente in campo che ci manca in questa stagione. Come ci manca, poi lo sentiremo fra poco, adesso non si offenda nessuno, un capitano con le palle tipo Perucchini che nel post partita ti dice che fa capire insomma come aria tira, e la stessa cosa ha fatto negli spogliatoi, ma ce ne vogliono almeno 4-5 di Perucchini, cioè che negli spogliatoi si incazzino e con i propri compagni e gli diano quella carica, perché non può essere il mosciume, no? Diciamo così, che poi vedi in campo, ci vuole la carica, e questi ragazzi devono capire quanta importanza si dà in questo periodo alle loro prestazioni, che nessuno li mette in croce, eccetera. Però, insomma, le prestazioni poi alla fine le devono dimostrare, che l'affetto che il pubblico dorico ha nei confronti della squadra vada ricambiato. Non, io vedo i messaggi, c'è cioè chi dice sì, ma sono mercenari, non gliene frega niente a nessuno. Ok, però se indossi la maglia dell'Ancona per questa stagione te ne devi fregare, cioè, anche perché poi dopo ormai c'è il transfer market, ci sono tutte queste bacheche virtuali pratiche che dicono quanti minuti hai tenuto la palla, quanti passaggi hai fatto, quanti tiri hai fatto, se ti sei soffiato il naso, cioè viene considerato tutto, e fa parte appunto del bagaglio che uno si porterà dietro. E se fai una stagione di M... Beh, sì, esatto, se fai una stagione malamente, mettiamola così, è chiaro che magari per certi giocatori ci sarà anche meno mercato poi al termine della stagione e del campionato in corso. Io andrei in pubblicità, sennò poi ci scappa Guido, dobbiamo andare a recuperare. Andiamo, Guido Puntanari, quindi state con noi, Guido, preparati che arriviamo. Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile. Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli. Ma no, 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 non è possibile! Stanco di tariffe luce e gas che non mantengono le promesse? Affidati ad un team di esperti, subito pronti a consigliarti la migliore offerta sul mercato. Chiama subito il 379 10 91 910. I nostri consulenti ti sapranno consigliare la migliore soluzione per il tuo maggior risparmio. Cosa aspetti? Riparti con New Energy Luce e Gas. Ricordati di dire che hai ascoltato il messaggio su Radio Tua. Per te un utile omaggio. 379 10 91 910 o manda un messaggio al nostro numero WhatsApp. Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Punto Biancorosso.
Eccoci di ritorno all'interno di Punto Biancorosso, un po' scoraggiati, poi cazzati, insomma, facciamo parte di quelli che, seppur dovrebbero stare insomma al di là della propria posizione, però a un certo punto, quando sei arrivato alla 31esima giornata, insomma la sua posizione poi inizia a vacillare. Beh, ma poi Stefano, voglio dire, come gli stessi tifosi che vanno in trasferta, anche noi ci andiamo in trasferta a seguire la squadra per lavoro, però comunque sia, la fede biancorossa, insomma, chi è all'ascolto lo sanno tutti che ce l'abbiamo, quindi è chiaro che anche noi come tifosi non lo so se ci arrabbiamo. Se chi insomma, abbiamo al telefono altro. Ce l'ha la fede biancorossa o l'ha persa, non lo so. Guido Montanari, ben ritrovato. Capo servizio sport Corriere Adriatico, eccolo qua. C'è ancora un po' di fede lì oppure l'hai persa totalmente? Ma guarda, io parlo con uno che andava a vedere le partite in prima categoria e quando l'Ascoli vinceva con l'Ancona ancora credevo che potevamo pareggiare al 118esimo minuto. Ale Cuno, che ha visto la prima partita dell'Ancona del 71 al Dorico, di cosa parliamo? Io come tanti miei coetanei abbiamo una fede, troppa ce n'abbiamo forse, troppa, noi della generazione degli anni 60 questa fede l'abbiamo macinata facendo tanta fatica con le squadre qui intorno, poi abbiamo avuto questo momento meraviglioso dalla Serie A, dalla Serie B, però insomma quella sicuramente non manca, non manca. Perfetto, e allora già è un punto di partenza perché bisogna metterci veramente tanta fede in questo finale di stagione, Guido, insomma qui sono due cose diverse però, Cristian. Noi ci mettiamo la fede, però qualcun altro ci deve mettere la grinta, ecco. La fede è una cosa, è il discorso di osservare giornalisticamente cosa hanno combinato quest'anno è totalmente un altro. Certo. Cioè, è sotto gli occhi di tutti lo sfacelo che è stato combinato. E adesso obiettivamente, vi ascoltavo prima, sono d'accordo con voi, rimediare a questa situazione è veramente molto molto difficile. Non tanto perché mancano le occasioni o quanto perché manca il tempo, ancora ce ne sarebbe, ma se quello che vediamo è questo, beh, bisogna solo pregare in ginocchio che devi di prendere qualche punto e l'Olbia rimane dov'è, non si fanno i play-out, perché caso contrario ci vorrebbe un miracolo, dai, per cercare di rimanere in Serie C. È inutile che ci giriamo intorno, ho visto la di Spesolo che ha perso ad Arezzo, come ha perso l'Ancona ad Arezzo, l'ho vista ieri sera, stiamo parlando di una squadra che ha tenuto 20 minuti l'Arezzo nella sua area di rigore, cioè, l'Arezzo contro di noi pare al Brasile, colpi di tacco, no look, rovesciate, ma ragazzi, ma hai perso uguale, ok, hai perso uguale, ma c'è modo e modo, se uno guarda un po' quello che è il mondo del calcio, la Vispesa era una squadra che ha perso come l'Ancona, ma non è come l'Ancona a livello di convinzione, a livello di motivazioni, no? di grinta, di carattere, non so, chi più ne ha ne metta. Quindi due sconfitte uguali, due squadre che hanno gli stessi punti, ma due squadre dall'approccio completamente diverso. Ho fatto questo esempio perché tutte e due hanno giocato a poca distanza di tempo con l'Arezzo, no? Mm-hmm. Sì. È solo che l'Arezzo con noi ha passeggiato. E con la Vispesero buttavano via i palloni da dentro l'area a 30 metri non si sa dove. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è voglia di lottare, c'è voglia di lottare fino alla fine. Cosa che non c'è nell'Ancona. È evidente che qualche giocatore di un po' di personalità, di un po' di esperienza, come appunto Perucchini, Spagnoli, qualcun altro, non lo so, Gatto, Paolucci, ma sono pochi per cercare di garantire qualcosa di concreto da qui alla fine del campionato. Ripeto, ci sono le possibilità. Sestri davanti in casa, Spalli in casa, Recanatese fuori, Lucchese in casa, opportunità per fare i punti per arrivare a questa benedetta quota 42, 40, quello che è. Ci sono, ma sulla carta però, ragazzi, sulla carta ci sono. Perché anche con la Fermana alla fine è stata una tragedia, Sì, si è rischiato nel finale, una volta preso il gol si è rischiato. Tre occasioni per la Fermana, ultima in classifica, che non è riuscita a vincere neanche ieri sera, tra l'altro
mi hanno dato un rigore che era netto alla fine. Quindi c'è qualcosa, no, qualcosa, c'è tanto che non va. E poi se Perucchini viene a parlare dopo la partita, lui, io gli voglio bene, ma dopo questa ennesima debacle, ma non doveva essere qualcun altro lì che andava davanti ai taccuini? No, chiedo per un amico. Lo so, Guido, però purtroppo c'è questo input che arriva dall'alto, proprio da in cima alla piramide, e che appunto in questo momento ma che è normale, secondo non te? Si può parlare. Io sono d'accordo con te, Guido. Ci deve andare Perucchini? Ci deve andare a spronare la squadra? Sì, per carità, bravo. Applausi, cioè non niente contro di lui, oh, attenzione. Ma ci sono dei fior di dirigenti. C'è quel signore lì che ha fatto la conferenza stampa poco tempo fa, che ha spiegato che perché non ha preso i giocatori, perché non è riuscito a comunicare con Tiong, no? Il direttore sportivo, Francesco Micio. Sì, Francesco Micio, sì. Che ha anche detto che non è pentito di aver preso Radicchio, perché secondo lui è un giocatore di prospettiva. Io ho paura. Sto povero ragazzo buttato lì in mezzo. Due rigori. Una prestazione assurda. L'altro che praticamente ha preso il posto di Marenco, no? Sì. Sì. Quest'altro incazzato che entra in campo e cerca di farsi butta fuori. Oh, ma ragazzi, ma c'è qualcuno che comanda? C'è un minimo di ordine in tutto sto bailam? O ognuno va per la strada sua? Perché anche questo è importante. No, certo, infatti quello che dicevamo, Guido, prima di metterci in collegamento, cioè bisogna entrare con la testa giusta, cioè basta pensare sono incazzato perché non gioco, sono incazzato perché gioca quello al posto mio e non io, cioè basta, l'ha detto anche Perucchini, cioè bisogna pensare a un concetto di squadra, mancano 7 partite e adesso bisogna dare il 200% senza stare troppo a guardare chi è di fronte. Cioè vai a 1000, poi se vinci bene, se perdi amen, però ti devi giocare tutto. Non ci vanno a 1000, Cristian, non ci vanno, ma non vedi? Ma è talmente chiaro che non ci vanno, per qualsiasi, non lo so perché, non lo so per quali motivazioni, ma non ci vanno. Ma poi anche, cioè, ma anche questo ingresso di questo ragazzo che non ha giocato mai, no? Sì. Ma com'è spiegabile? Cioè, Marenco ultimamente, per carità, non sarà Beckenbauer, no? Ma perlomeno un po' di minutaggio lo aveva accumulato. Cioè, com'è spiegabile un ragazzo che non ha mai giocato buttarlo dentro così a Perugia contro dei marpioni? Appena l'hanno visto, è chiaro che no? Cioè, ho detto, cazzi, due rigori, Non è che... Sì, sì, che poi appunto sono due rigori purtroppo concessi proprio per inesperienza. Proprio appunto, chiara inesperienza. Non gli è parso vero, ma anche questa scelta di mettere Radicchio, ma non vi sembra abbastanza incomprensibile? Non lo so, ma... Vabbè, per carità, era la squadra, c'erano dei problemi, no? Sì, ecco, questa purtroppo, Guido, è quello che diciamo poi da tempo, che purtroppo l'Ancona è, nel suo 11 magari potrebbe anche, ecco, cavarsela, mettiamola così, però già come inizia a mancare uno, due giocatori, pensa tre, veramente vai in bambola. No, non ci siamo proprio a livello di testa, io direi. Sì, sì. Quello che hai detto te prima, Cristian, sono d'accordo. Quando sono in casa si scuotono, perché comunque c'è una tifoseria importante. A proposito, apro chiuso parentesi, 500 persone a Perugia. D'applausi. Con una squadra del genere, ragazzi. D'applausi, davvero. Io penso che se c'è l'unica cosa bella di questo campionato è proprio la tifoseria. Io però anche qui, no, il patron Tony Tiong a questi tifosi ha promesso qualcosa, no? Sì. Ha promesso un futuro meno incerto, ha promesso un centro sportivo. Tony Tiong si è evaporato, anche lui. Non verrà neanche questo mese. Ecco. Le notizie dal comune
ci escludono categoricamente che possa arrivare, come invece aveva detto, no, che a metà marzo, no. Anche questa, no, questo vuoto totale, questi silenzi incredibili, come se fossi quasi tutta l'apparato dirigenziale si è vuotato alla retrocessione. Nessuno che sbatti i pugni, nessuno che dice mezza parola, nessuno che dice andami in ritiro, nessuno che dice qualcosa. Ma che è questa roba qui? Io decenni ho visto delle situazioni, ma un simile lassismo, guarda. No, anche perché adesso al di là di quelli che sono appunto i risultati negativi della squadra in campo, ma proprio per dare una risposta ai tifosi stessi, proprio per rispetto nei confronti dei tifosi che pagano il biglietto, che sono sempre lì comunque vicini alla squadra, in casa, in trasferta, come ben ricordavi. Cioè, io credo che è vero che è arrivato questo input da tempo, dal sollevante, di non parlare in questo momento, ma secondo me questo input va capovolto. Posso dire la mia a proposito di input? Secondo me non è arrivato adesso l'input. No, infatti l'input, ho detto da tempo. Detto. L'input è arrivato già quest'estate, perché come mai in questa stagione è mancato il supporto totale, no? A parte noi che ci siamo, è mancato il rapporto con una televisione locale, è mancato un tipo di comunicazione esterna decisamente tagliata fin dall'inizio. Cioè dall'inizio si era deciso che determinate cose non venivano fatte in questa stagione. Perché? Era una stagione di transizione o perché c'era già un qualcosa che si profilava all'orizzonte che sarebbe stato diverso? Se a Tiong o a chi per lui, o chi è il proprietario, questo connubio, come i tifosi hanno chiamato i matelicensi, non va più bene, non andava più bene, facesse pulizia, deve comandare Ripa o chi per lui? Bene, almeno sappiamo con chi dobbiamo parlare, con chi è l'interfaccia che c'è dall'altra parte. Così abbiamo chi ha costruito un feeling con i tifosi, con le società sportive, ha ricreato un certo equilibrio, ha riportato la gente allo stadio, che è messo al bando. È là, ma non può parlare. Dall'altra parte c'è quello che rappresenta il proprietario, che non parla per scelta, e quindi noi con chi ci dobbiamo? Col botteghino che non c'è più, con chi dobbiamo interfacciarci? No, ma poi è cosa triste, perché le cose erano state fatte veramente bene. Cioè si era ricominciata a ricostruire un rapporto distrutto con il territorio, non solo con le affiliazioni alla società sportiva, ma anche un settore giovanile che insomma sta andando bene, poi il rapporto con la tifoseria, insomma tutte cose positive, l'abbiamo sempre detto e sottoscritto, al di là della squadra che poteva fare più o meno bene, al di là di Colavito e quant'altri, di Donadel, però abbiamo sempre detto, sia sulle colonne del Corriere Adriatico che alla Radio Tua, e nessuno penso può smentirmi, che la società era comunque un fiore all'occhiello. Esatto. Abbiamo perso questa sicurezza, l'abbiamo persa. Dico una cosa cattiva. Una parte della società lo vuole ancora fare, quello che già stava facendo. Un'altra parte probabilmente vuole cambiare questa cosa. È qui che... Ha detto bene qua il direttore Fera, però, se chi sta in cima alla piramide non si decide, appunto, andiamo dritti tra le braccia del notaresco e della Vigo Senigallia. Speriamo di no. E dopo cosa fa? Dopo a fine campionato, quando siamo in quelle belle braccia lì, facciamo piazza pulita? È troppo tardi dopo. Ah no, certo. Io credo che se veramente, questa è una mia sensazione, però sarò smentito, che se veramente qui non si palesa nessuno, prima o poi qualcuno prenderà voce, anche se le direttive sono altre, proprio per un attimino, per mettere i puntini sulle i, perché insomma non si può andare avanti in questa maniera. È chiaro che io parlo, poi perché va anche specificato, poi ci fermiamo e andiamo in pubblicità perché sennò siamo in ritardo anche con Perucchini, va specificato quando si parla di assenza della società all'esterno, magari
quando si parla così, diciamo, nei confronti magari della stampa, in certi momenti servirebbe anche per il tifoso sentire la voce della società, perché poi all'interno, per quello che riguarda la squadra e il campo, la società è sempre ben presente, fa quello che deve fare, e su questo non ci piove, questo va detto, aspetta, però sono due cose distinte. Non sono d'accordo con te, perché quando un direttore sportivo in conferenza stampa ha preciso la domanda, lei ha collaborato con RIP al mercato di gennaio, mi risponde non lo vedo da agosto, ed è il direttore dell'area tecnica, no, mi dispiace Cristian, non vanno bene le cose neanche lì, attenzione, no, questo l'ho detto davanti a tutti, un giocatore che sente il direttore sportivo dire che il direttore dell'area tecnica non lo vede da agosto, cosa deve pensare? No, però io voglio dire... Oltre che i tifosi, ma anche chi sta dentro, cosa deve pensare con una frase di questo genere? E ritorniamo allo scollamento che dicevo prima. Quindi, sì, anche all'interno non mi sembra che, insomma... No, però voglio dire, Guido, tipo la presenza dell'amministratore delegato Roberta Nocelli una settimana fa, nella conferenza stampa post partita, dove parla Spagnoli, ringrazia pubblicamente la direttrice perché l'amministratore delegato, perché appunto è sempre vicino alla squadra, parla con i giocatori, parla con lo spogliatoio, si fa sentire, insomma dà una carica, e questo è stato un messaggio importante proprio per dire all'esterno guardate che ci sono e sono presenti, e poi come sono sempre presenti al campo, sono sempre presenti durante le partite, sia in casa che fuori, questo voglio dire. Poi dopo, dicevo, allora, è distinto da quello che si vede poi esternamente. Guarda Guido, ti fermo un attimo perché dobbiamo andare in break. È giusto quello che dici, ma questa è la normale amministrazione, Qui ci sono cose più ampie sopra la testa nostra. Sì, no, però io devo fare lo specifico, perché poi sai, dopo c'è sempre quello che manda il messaggio e dice la società è sparita, non da questo punto di vista, nella gestione giornaliera del club, però poi magari all'esterno, ecco, può apparentemente sembrare un'assenza perché nessuno parla, come ti piace dire a te, qui non parla nessuno, no? Spesso dici, perché effettivamente magari di fuori, a parte il giocatore o l'allenatore, non senti un dirigente parlare, quando magari in questo momento servirebbe proprio per dare un po' di tranquillità a tutto l'ambiente. Ci fermiamo Guido, torniamo tra poco anche insieme a Filippo Perucchini. Punto Biancorosso. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la controllo inquinamento ambientale. Allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it. Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Punto Biancorosso.
Eccoci che rientriamo in diretta sempre all'interno di Punto Bianco Rosso. Adesso facciamo la, come si diceva, la partita doppia, no? Come vediamo un attimino, adesso ce la faccio. Aspetta, ti riapro che ero basso. Ecco. Eccoci qua, la doppia chiamata. Intervista doppia, come la vuoi chiamare? Esatto, allora, per quello che riguarda il match di Perugia, due le cose positive, no? Oggi adesso abbiamo criticato, abbiamo detto di tutti i colori, due le cose positive che mi è piaciuto anche rimarcare nella giornata di sabato. Uno è stato il ritorno in campo di Deramo, quindi un abbraccio a questo giocatore che finalmente ritorna in campo e siamo felicissimi di averlo rivisto e speriamo quanto prima, insomma, che prosegua su questa strada. E l'altra, abbiamo Filippo Perucchini che ha parato il rigore, sì. Però non solo il rigore. No, vabbè, ecco, ci ha messo le mani anche in altre situazioni. Intanto benvenuto e bentornato a Punto Biancorosso, Filippo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, diceva le due notizie positive, quella di Deramo chiaramente ci fa piacere a tutti, Filippo, visto che mancava dal campo da quel famoso 23 dicembre del 2022 a Siena, quando ebbe quel infortunio terribile che l'ha tenuto fuori, e appunto sabato al 77esimo è tornato in campo, e questa è una notizia sicuramente bella dal punto di vista del giocatore e umano. E poi dopo il nostro direttore diceva del rigore, però tu sul rigore già sei stato piuttosto chiaro nel post partita, avresti fatto volentieri a meno del rigore parato? Guarda, parto da Michael. Siamo tutti molto, molto felici che sia rientrato in campo. Dispiace che sia rientrato in campo in una giornata così, però dopo l'infortunio che ha avuto, noi che lo vediamo tutti i giorni, lo sappiamo quello che ha passato, lo sappiamo quello che ha fatto e che è quello che fa ogni giorno per cercare di tornare al meglio. Quindi siamo felicissimi di riaverlo al 100%. Per quanto riguarda il rigore, sì, hai detto bene, l'ho detto già sabato, mi interessa poco parare un rigore se questo non porta punti, quindi c'è tanto rammarico per la partita di sabato. Questo che tu dichiari sul rigore già fa capire la tua personalità, Filippo, cioè quanto in questo momento veramente non bisogna guardare, diciamo, l'aspetto personale del giocatore, di quello che fa in campo, ma bisogna pensare all'aspetto totale, ovvero del gruppo, perché in questa fase dove mancano 7 partite e dove devi vendere cara la pelle, insomma, ci vuole forse più cattiveria in campo, no? Rispetto anche a quello che abbiamo visto proprio sabato contro il Perugia. Ma guarda, io l'ho sempre detto, ma nel corso della mia carriera mi interessa poco a livello personale se poi dopo non si porta a casa il risultato. Detto questo, hai detto bene, mancano 7 partite, sono 7 partite che da giocare veramente col coltello tra i denti, a spremere ogni energia in questo mese e mezzo, dare ognuno di noi il 150%, perché l'obiettivo finale è troppo importante, è fondamentale. Obiettivo fondamentale appunto della salvezza, e io quello che ti voglio chiedere, Filippo, è se all'inizio della stagione, insomma, avresti mai pensato a 31 giornate dal termine del campionato, alla 31esima giornata, scusa, di trovarti in questa situazione di classifica anche per la squadra che era stata magari allestita in estate? No, assolutamente no, perché comunque la squadra ha ben altri valori e purtroppo per un motivo, per un altro, per quell'altro ci ritroviamo a far fronte a una situazione che è molto diversa da quella che era, tra virgolette, pronosticabile all'inizio, e dobbiamo essere bravi, come ti ho detto prima, a azzerare tutto quello che è l'esterno, a cercare di isolarci, a cercare ognuno di noi e capire cosa a livello tecnico, mentale, fisico, tattico, quello che è, ognuno di noi deve pensare a quello
che può fare di più singolarmente per raggiungere l'obiettivo collettivo, per dare tutti quel 10, 15, 20% in più. Cos'è mancato secondo te a Perugia? Adesso al di là anche di quello che magari le assenze potevano anche pesare, però sai, qui dopo c'è... Credo che sia caduta la linea. Ci senti Filippo? No, è caduta la linea. Intanto c'è Guido comunque che è in linea, sì. E ci ascolta. Allora Guido, intanto hai sentito quello che stava dicendo Filippo, poi adesso appena si rimette in contatto ci facciamo parlare anche a te. Sì, a parte che insomma non è che lo sento molto sulla morale. Questo la dice lunga, insomma, no? Beh, penso però che sia anche da dove chiama, perché stava parlando piano, molto sottovoce, quindi non so, lo stiamo raggiungendo in un posto non consono. Adesso ci riprovo intanto. Vai Guido. Allora, stavo dicendo appunto che uno dei giocatori maggiori come esperienza, come personalità, l'ho sentito un po' moscio sinceramente. Adesso sarà perché non può parlare da dov'è, magari quello, però insomma poi magari se riusciamo a ricontattarlo un attimo potremmo fargli qualche domanda. Sì adesso ci riproviamo, stiamo ripristinando appunto il collegamento con Filippo Perucchini. Poi tra poco leggiamo anche un po' di messaggi, visto che chiaramente, come puoi immaginare, non è che siano molto contenti di quello che è, di quello che è il risultato. Allora Filippo, ci risiamo. Eccoci qua. Saluta la linea. Vai pure. Allora, stavamo dicendo se ti aspettavi appunto a inizio stagione di essere in questa posizione dopo 31 giornate. No, assolutamente. Però adesso la realtà dei fatti è questa, quindi adesso... è inutile strapensare quello che poteva essere, quello che è stato. Ormai c'è da farsi le orecchie, testa bassa, andare in campo, lavorare a 3.000 all'ora durante la settimana e la domenica andare veramente come dei trattori su ogni campo per portare a casa quello che è il nostro obiettivo. Ovviamente in questo momento quello che è diventato il nostro obiettivo minimo, perché come ho detto prima è troppo importante. All'interno del gruppo squadra, tu chiaramente sei tra i giocatori di maggiore personalità e anche di maggiore esperienza, insieme a te poi ci sono anche giocatori come Alberto Spagnoli, come Gatto, insomma anche lo stesso Pasini che è arrivato recentemente ad Ancona, che possono dare quella carica, quella spinta al gruppo, soprattutto nei momenti difficili. A livello generale, i tuoi compagni, come li vedi in questo momento? Ma sicuramente non possiamo essere contenti, quello di sicuro. Però vedo una squadra che comunque in allenamento, ma quello l'ho sempre detto perché l'ho sempre visto, una squadra che si fa veramente il mazzo sempre in allenamento, che una squadra che ha voglia di invertire questo trend, una squadra che ha voglia di andare a lottare, a prendersi questo obiettivo. Adesso dobbiamo essere bravi a capire, l'ho detto anche sabato ai ragazzi dopo la partita, dobbiamo essere bravi a capire che in questo momento c'è anche poco da sta a pensare, no? Certo. C'è da andare a pensare che siamo a un mese e mezzo dalla fine, abbiamo la fortuna di avere 7 partite, sono 21 punti. Mm-hmm. Io penso che veramente è un click che veramente poi dopo ti guardi dietro e dici cavolo, ci voleva proprio poco per far uscire sto click, però io sono convinto che questa squadra ancora una volta dimostrerà di esserci. Guido Montanari. Sì. Ciao, un saluto a Filippo che... però ciao, Guido, ciao. Se questo click non è scattato fino alla 31esima giornata, io mi auguro veramente con tutto il cuore che scatti adesso, ma noi dobbiamo più che sognare e guardare i fatti, Filippo, e i fatti ci dicono di una squadra che al momento non ci dà nessun affidamento per riuscire a arrivare alla salvezza, quindi capirai anche
lo stato d'animo di chi vi segue, non solo i tifosi ma anche addetti ai lavori, che questo click non riescono proprio a immaginarselo. Ma guarda, io ti dico che penso anche a parecchie partite si sia vista un'Ancona che se l'ha giocata con tutti. Poi dopo possiamo star qui e parlare e dire è vero, abbiamo avuto dei cali mentali purtroppo importanti anche, sì, quello è vero, però ti ripeto, io sono super convinto e sono super fiducioso, perché comunque vedo una squadra che non sta mollando di un millimetro sul campo, soprattutto ti parlo vedendoli tutti i giorni i ragazzi durante la settimana, e io sono convinto che adesso non si lascia proprio nemmeno un millimetro, non possiamo neanche permettercelo, quindi come ho detto prima dobbiamo essere bravi ognuno di noi a capire cosa io singolo cosa posso fare di più per aiutare la squadra, per andare a prenderci quell'obiettivo. Sicuramente bisogna essere con la mentalità che bisogna salvarsi, la mentalità tra virgolette operaia, no? Si dice è quella, perché comunque in questi momenti quella è la cosa che ti spinge, è quella che ti serve più di tutti. Ecco, la società la sentite vicina, Filippo? La società c'è sempre, c'è sempre stata vicina. Abbiamo sempre sentito la vicinanza del presidente, abbiamo sempre sentito la vicinanza di Canil, di Roberta, di tutti i componenti della società, e ci sono sempre stati e sempre al campo a supportarci, a parlarci, a confrontarsi anche con noi, quindi la società c'è sempre stata e c'è sempre comunque accanto a noi, lamentiamo questa presenza. Ma non è un mistero che ci sono delle divisioni dentro la società, e questo a voi comunque non ha influito negativamente sul vostro percorso, insomma, quello. Allora, se ci fossero delle divisioni interne alla società, quello non sono io la persona più indicata per dirvelo, dovreste dire a loro, ecco, però io quello che dico è... Il direttore sportivo ha detto che non vede, che non sente, non vede il direttore tecnica da agosto, in una conferenza stampa ufficiale. Quelle, però quelle sono cose, ma sai che io leggo poco, però quelle sono cose, sono cose che a noi non ci devono toccare, cioè non è il momento degli alibi, è il momento anzi di fare ancora di più quadrato, di prendere anche tutte queste cose e mettercele dentro per andare a prendere anche quel 1% in più su qualunque cosa per arrivare a ciò che ci siamo prefissati. Comunque importante, Filippo, questa cosa che dici anche tu della presenza della società, perché poi in questi momenti è fondamentale sentire la presenza appunto della società vicina, che vi dà forza, vi dà manforte e non vi fa mancare nulla, perché questo va anche sottolineato, no? Esatto, sì, è quello che ho detto prima e quello che hai detto tu adesso, è tutto giusto. Ti ripeto, la società ci ha sempre dimostrato grandissimo attaccamento e noi lo percepiamo perché sono sempre di più. Quindi ci sono di forte per loro. Abbiamo sentito male nell'ultima parte, Filippo, puoi ripetere perché non era chiarissimo. Dobbiamo portare dentro di noi queste cose e fare un ulteriore sforzo ancora di più anche per questa società che c'è sempre. Certo, e direi anche per la tifoseria che c'è sempre. Assolutamente. Loro l'hanno sempre dimostrato, io ormai 2 anni che sono qua e l'hanno dimostrato sabato presentandosi in Massa Perugia, l'hanno dimostrato sempre in casa e in trasferta. Adesso è il momento, come sempre, di fare quadrato un tutt'uno e andare a lottare tutti insieme, a battagliare tutti insieme su ogni campo
per andare a prenderci questa sta benedetta salvezza. Allora, ti leggo un messaggio, Filippo, che ti arriva da un tifoso. So che questa sera Perucchini sarà ospite. Vi mando questo messaggio da parte di un suo grande giovane tifoso. Grandissimo Filippo, sono Giovanni, il tifoso portiere che ti segue sempre. La mia mano sta crescendo ed è quasi pronta per indossare i guanti che mi hai regalato. Per me sarà un onore, vorrei diventare come te per bravura e personalità. Forza Ancona, sempre con un cuore, quindi... Questo è il messaggio diretto a te, Filippo. Grazie, lo ringrazio e spero che lui possa diventare ancora più forte. Qua dopo, vabbè, qua. Ci sentiamo parlare basso questa sera, ma credo che sei impegnato. Ho detto, ti ho sentito bene, no? Ah, ok. No, siccome qua dopo c'è chi fa anche battute scherzose perché ti sente parlare un po' a tono basso, allora dice magari... Dove ti trovi in luoghi di preghiera e cose così, no. No, vero. No. Cerchiamo un attimo anche un po' di sdrammatizzare, no, la situazione, certo. Filippo, perché ci vuole, perché è vero che il calcio è per te è un lavoro, per i tifosi è una cosa seria, chiaramente, però poi in certi momenti bisogna davvero anche un attimino sdrammatizzare, altrimenti ci prendiamo un po' troppo sul serio. E poi, salve a tutti, Perucchini, ti chiedo se ti sei mai trovato in una situazione così e inoltre quanto incide la situazione poco chiara in società. Questo è il messaggio di Saba, però insomma sul discorso societario già abbiamo risposto. Sì, sul discorso societario abbiamo risposto, sul discorso situazione così sì, anche in situazioni peggiori per tanti motivi, però ti dico, l'esperienza mi dice che in questo momento quello che davvero conta è sapere, ognuno di noi, che non c'è da mollare un millimetro, da essere bravi, come ti ho detto prima, mi ripeto, ma perché fondamentalmente è quello che penso, da isolarci, pensare solo al campo, pensare che manca un mese e mezzo e fare questo mese e mezzo a 300 all'ora, ogni giorno, è importante. E mi sembra giusto. Guido, vuoi aggiungere altro, vuoi chiedere altro a Filippo? Cosa devo dire? Quello che sta dicendo Filippo, se poteva fa prima, cioè non è che dovevamo arrivare con l'acqua alla gola per fare queste cose sacrosante che lui dice, sacrosante. Insomma, queste cose che lui dice sono cose che potevamo iniziarle a fare un po' prima, no? Invece di ridurci in questa maniera. Ovviamente non mi riferisco a lui, per carità, ma nel complesso c'è... Queste belle parole si sono raramente tramutate in fatti. Vogliamo vedere quante partite ha perso ancora quest'anno? Meglio che non lo diciamo. Quindi, al di là di... Certo, tutti ci auguriamo che dalla partita con la Torres, che secondo in classifica vince 6 partite che vince di seguito, all'improvviso succede qualcosa. Ma questo è un sogno. Questa è una speranza. La concretezza dei risultati, la statistica, cosa ci dice invece? Che queste belle parole purtroppo non si sono raramente tramutate in fatti concreti. Ecco perché siamo preoccupati, perché non viviamo solo di sogni, viviamo anche di numeri purtroppo. E siamo preoccupati, molto preoccupati, certo. Magari fosse la svolta, qualcosa, anche perché ragazzi, avendo perso con Rimini, io avevo detto i 3 match ball, Rimini, Fermana e Sesti Levante. Perdendo con Rimini, un'impresa bisogna che la fai. Una. Se no, pensiamo di vincere tutti diretti? Con tutta la buona volontà, tutta la speranza, signori, io non so se andrà così. Quindi, teniamoci il bonus degli scontri diretti. Teniamoci il bonus dell'ultima partita in casa con la Lucchese. Però una partita imprevista da vincere, bisogna che la buttiamo nel mazzo delle carte, o no? Qui ti colleghi a quello che appunto dice Filippo, che bisogna giocarsela contro tutti senza star troppo a badare chi è il tuo avversario. Esatto. Giusto? Esatto, sì. Tanto in questo momento è inutile stare a vedere giochi contro Tizio, Caio e Sempronio. Ogni partita adesso ha il valore doppio, è inutile che ce lo nascondiamo.
Adesso siamo in squadra e mi ripeto per l'ennesima volta, dobbiamo tapparci le orecchie, le ho detto anche ai ragazzi, noi tappiamoci le orecchie da tutto quello che è il contorno, mettiamoci lì come dei muli, lavoriamo giorno, notte, quando è, perché abbiamo la possibilità di avere 7 partite davanti con anche 3 scontri diretti, con anche tre scontri diretti, di cui 2 in casa nostra e 1 a 20 km da casa. Sì. Valgono doppio, è inutile che ci giriamo intorno, valgono doppio, poi è anche giusto dire che ci sono altre, oltre a queste 3, altre 4 partite, se valgono 3 punti come tutte le altre. Eh sì. Però quelle partite che tu, Filippo, dicevi sono fondamentali nel percorso salvezza dell'Ancona, e tra virgolette possiamo dire che potrebbe essere proprio la fortuna dell'Ancona che ha quei 3 scontri proprio con chi gli sta dietro in questo momento e che ti può portare dalla tua l'obiettivo finale. Sì, vorrei sommare che il Rimini, che poi al Real Madrid in minuti ha perso 4 partite di seguito dopo Ancona, quindi ragazzi, bisogna stare un po' attenti, perché non è che abbiamo preso 3 gol in 6 minuti contro una squadra che poi ha smesso di giocare praticamente, quindi anche lì ci sono delle problematiche proprio mentali di applicazione o di scoraggiamento. Appena prendi un gol è finito tutto. Questi sono degli esempi concreti che porto, al di là della buona volontà. Certo, questi sono degli esempi concreti, partita persa in 7 minuti dopo che il primo tempo hai dominato contro una squadra che poi ha perso ovunque. Questo bisogna riflettere su questo, però, perché non è che possiamo vivere solo di buoni propositi. Dobbiamo guardare anche quello che succede in campo, o sbaglio? No, è giusto quello che dici, cioè, che lì abbiamo fatto un primo tempo pure quella partita incredibile, quindi come squadra tecnicamente riuscite a fare delle cose importanti, no? Dici vabbè, Porini sono talmente scarsi che non ce la fanno mai. No, ce la fai. E no, poi si spegne la luce. Dimostrato più di una volta a livello tecnico di potersela giocare con chiunque, ma è un po' quello che ho detto prima, bisogna avere quella mentalità per ravire con le operaie di guardia squadra che deve salvarsi. E questo è l'obiettivo, quello importante è fare senza validi, quella come con le unghie, con i denti, con qualsiasi modo. Secondo me ormai è quella, non c'è un'altra ricetta. Non c'è un'altra via d'uscita, bisogna per forza fare quello e basta, giusto, no, Filippo? Vuol dire altro, che non vuol dire non giocare calcio. No, certo. Perché poi no, poi non vorrei che passasse il messaggio che allora non bisogna giocare calcio, cioè no, assolutamente. Certo. Abbiamo dimostrato di poterlo fare, uh-huh. E quando l'abbiamo fatto le partite comunque ce l'abbiamo sempre tutte in mano, penso parecchie volte nei primi tempi delle partite fatte bene, quindi bisogna sì sempre giocare a calcio, però capire di essere magari a volte anche un po' più furbi dal punto di vista, mai dire, non è che ce n'è tanto di tempo momento adesso, assolutamente. Va bene Filippo, io guarda ti lascio con questo messaggio di un amico che scrive: Perucchini, se non era per te che miracolavi 2 volte perdevamo 4-0, però come abbiamo ribadito proprio all'inizio, magari questo fa felice da una parte Filippo, però da un'altra avrebbe barattato tranquillamente una vittoria con rigori o con parate che magari hanno reso un passivo meno pesante.
Filippo, io ti ringrazio veramente per essere stato con noi e mi raccomando, la tua energia, il tuo carisma, trasmettilo alla squadra più che puoi, perché veramente di peruchini ne servono tanti all'interno di questo spogliatoio, e che scendano in campo 11 peruchini, mi viene da dire, già dalla partita contro la Torres, perché sarebbe veramente fondamentale già tentare, tra virgolette, il miracolo sportivo proprio contro la formazione sarda, già a partire da domenica. Io vi ringrazio e mando un saluto e un abbraccio a tutti. Grazie Filippo, a te. Grazie. Buona a serata, voi. Ciao. Ciao, 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 ciao. Guido! Mi dispiace, mi dispiace perché questo è un ragazzo che ha dato sempre tutto, un ragazzo serio, anche bravo, bravo, un portiere che è quasi più da B che da C, no? Possiamo dire. E la B l'ha fatta, infatti. Appunto, mi dispiace interloquire con lui anche in termini non consoni, nel senso che purtroppo però la situazione è questa e noi non possiamo fare finta di niente, non possiamo mettere la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi, perché sennò non faremo il nostro mestiere. Purtroppo i numeri non ci stanno aiutando nel credere in questo che diceva anche Filippo, che poi speriamo che succeda quello che dice lui, ma c'è un trend che all'improvviso ci vorrebbe mezzo miracolo. Diciamo che ecco, nel corso della stagione non spessissimo abbiamo visto un Ancona intraprendere una serie di filotti, ecco, una serie di risultati utili consecutivi. È successo nel momento in cui è arrivato Colavito, è successo non molto tempo fa, esatto, a gennaio, ma sporadici, ecco. In questo momento su queste 7 gare ti servirebbe veramente almeno di 7 vincerne 3 per stare, appunto, diciamo a galla. Non lo so come ce la faranno. Io sono il primo a dire magari ce la facessero, ma al momento vogliamo vedere qualche fatto concreto, una svolta, un segnale. Non perdete con la Torres, prendete un punto. Vediamo. Ecco, già una roba così, una roba che dà un attimo una piccola svolta, perché se continuiamo sempre quelle più forti sono le big, e perdiamo, arriviamo ai sconti diretti con l'acqua alla gola. Lo capite che la situazione è drammatica? Sì, lo capite? Sportivamente parlando, io spero di sì. Torres, che in stagione ha perso solamente 3 volte su 15 gare in trasferta, arriva da 3 vittorie esterne consecutive contro Lucchese, contro Pontedera e contro la Spal. Ci agganciamo magari anche al punticino, ci farebbe comodo in questo momento, no? Punticino, ma magari riuscissero a prendere un punticino. Guarda Guido, posso dire una cosa? Guarda, ti dico solo una cosa, Guido, ma non perché voglio per forza essere positivo, non lo dico proprio a livello. Anche con la Cararese partivamo abbastanza sfiduciati, no? Ti ricordi? E poi invece, insomma, abbiamo visto un'Ancona che è stata sempre aggrappata alla partita, nonostante per 2 volte è nata in svantaggio, e tante volte contro queste formazioni, se tu resti aggrappato fino alla fine al tuo avversario, poi può succedere, come è accaduto, che la pareggi in extremis e quindi porti via un punto insperato. Torres magari, credo che sia un po' più forte della Cararese, seconda, abbiamo pareggiato non si sa come al 95, adesso lo so, Guido, però è successo, sì, per carità, l'importante è che arrivi, ecco, dopo sì, tutto può essere, però non è che ogni volta che può succedere un miracolo, se dietro non c'è un'organizzazione del gioco, una mentalità da battaglia, una squadra grintosa, una squadra che se prende un gol non smette di giocare. Certo. Tutte queste cose messe insieme fanno sì che anche quando incontri una big, visto mai, riesci a quantomeno a non perdere, ma ci devono essere tutte quelle cose lì, però. Certo, certo. Incrociamo le dita e vediamo, speriamo. Speriamo che la Torres incappi nella giornata storta e l'Ancona invece nella giornata migliore mai vista o vista raramente in questa stagione. Guarda la classifica, ormai i primi non ci arrivano più. No, certo.
Il secondo posto è blindato, arrivano da una marea di vittorie, può darsi pure che per una volta vengono in campo un minimo meno concentrati del solito, e ne approfitti e non dico che vinci, ma magari non riesci a portare via un punto che secondo il mio modesto avviso sarebbe assolutamente prezioso, anche il punto preso con la Torres. Certo. Però si stanno aggrappando sugli specchi, ragazzi, lo capite? Sì che ci stanno aggrappando sugli specchi, io spero di sì, spero non essere completamente impazzito io, cerco conforto da voi, insomma. Allora, stiamo veramente aggrappando sugli specchi, siamo ridotti a questo punto. No vabbè, poi adesso anche sul come siamo ridotti, che dobbiamo guardare anche le altre cosa fanno, sta storia del quinto del quintultimo posto con la penuta, però purtroppo la situazione è quella, è un alibi che bisogna sfatare, perché attenzione che però la situazione dopo è quella, bisogna purtroppo stare dietro pure a queste cose qua, ma se qualcuno sta guardarle, peggioriamo purtroppo ulteriormente. Comunque Guido diceva delle partite del Rimini, il Rimini ha perso guarda caso contro la SPAL, contro il Sestri Levante e contro la Lucchese, che sono le prossime nostre. Sì. Dato per dire, insomma, com'è la situazione. Ho capito. C'era una chance incredibile di adesso avere 3 punti in più. A 36 punti adesso ragionavamo con tutto un altro cervello. Abbiamo avuto una chance incredibile, l'abbiamo buttata via senza combattere, senza lottare, arrendendosi come dei bambini. Ragazzi, non mi fate arrabbiare, no allora gol del Rimini, c'era i due attaccanti del Rimini, se guardavo segni te o segno io, una cosa che in tanti anni d'Ancona veramente mi ha fatto imbestialire, una cosa di questo genere. Vabbè, allora 19:44 Guido, resti lì e facciamo l'Ancondorica insieme. Resti no, collegato, ragazzi, ve la lascio a voi l'Ancondorica, okay, perché sennò qui qualcuno me li sente. Vabbè, okay, con l'Adriatico, perché ogni tanto poi stasera ci abbiamo una bella serata piena tra l'Ascoli a Genova con la Sampdoria, la Recanatese a Sestri Levante, ci abbiamo dalla Liguria con furore. Sì. Quindi il lavoro sicuramente non manca. Non stasera, manca, dai. E anche noi a godercele dal divano, tu dalla redazione, noi dal divano a goderci queste partite. Un saluto a tutti, buonasera a tutti. Grazie Guido. Saluto a te, buona serata e buon lavoro. Ciao. Lasciamo Guido Montanari, capo servizio sport, Corriere Adriatico, questa sera non è potuto essere presente in studio, ma l'abbiamo raggiunto all'interno proprio della redazione del Corriere Adriatico. Avete sentito, impegnato appunto per queste partite che ci saranno a raffica questa sera. Noi ce ne interessano due, le due del campionato ovviamente di Lega Pro, Cesena Gubbio e Sestri Levante Recanatese, sempre ai fini della classifica. Poi ne riparleremo, insomma, di questo andamento. Tanti, una tonnellata di messaggi che ci avete inviato, però se leggiamo i vostri messaggi poi dopo non facciamo la puntata, cerchiamo insomma di buttarci ogni tanto un occhio e per cercare di prendere anche spunto per le domande che abbiamo girato ai nostri ospiti e di cui abbiamo dibattuto. Ma ci fermiamo un attimino, andiamo con il break pubblicitario, spazio dedicato all'Ancona, e torniamo a quel punto fino alla fine con i vostri pensieri. State con noi e diamo spazio alle vostre sensazioni. Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40. Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a di valorizzarla con immagini straordinarie. Immagini straordinarie.
Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 60 24, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica. 339 440 60 24. Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile. Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città. Punto Bianco Rosso. Eccoci che rientriamo dall'ultimo break pubblicitario, siamo sempre all'interno di Punto Biancorosso del lunedì, dove abbiamo fatto una disamina del risultato di sabato a Perugia, commenti con Guido Montanari, con il nostro portiere Filippo Perucchini. Come di consueto però il lunedì è anche il giorno in cui andiamo a aprire le nostre danze, diciamo così, anche per quello che concerne un'altra società che ci piace insomma ospitare sulle nostre frequenze, e lo facciamo ben volentieri ogni lunedì. Poi ci porta anche bene di solito con il risultato, perché da quando insomma ha preso di nuovo un cammino interessante, e anche noi avevamo un pochettino, eravamo andati in quella linea lì, poi dopo invece insomma le strade si sono divise, mannaggia. Vabbè, comunque siamo allo spazio dedicato all'Ancon. Lo spazio dedicato ad Ancon Dorica è offerto da Generali Assicurazioni, agenzia di Ancona Baraccola, agente Paolo Giubilei. E noi salutiamo Paolo Giubilei e le assicurazioni, perché apriamo questo angolino dedicato all'Ancon Dorica. E sì, diamo il benvenuto al dirigente Vincenzo Zagaria. Ciao Vincenzo. Eccolo qua. Diamo il benvenuto a Punto Biancorosso al dirigente dell'Ancon Dorica, Vincenzo Zagaria. Ciao Vincenzo, benvenuto. Sì, ciao, buonasera a te, buonasera a tutti. Buonasera. Allora Vincenzo, un lunedì insomma dove l'Ancon Dorica continua ancora nella sua serie positiva, siamo all'ottavo risultato utile consecutivo, ma questa volta ha frenato la corsa di quella che è la capolista Loreto. È stata una partita difficilissima, lo si sapeva, contro la prima della classe, è un buon punto e adesso ci prepariamo ad affrontare le prossime gare, anche perché ne abbiamo su 7 che ne rimangono, 4 scontri diretti per la zona playoff. Eh sì, zona playoff che chiaramente in questo momento l'Ancon Dorica sta occupando a livello di punti insieme al Nuova Sirolese, quindi diciamo che questa, come dicevamo, è un periodo magico, ecco, per l'Ancon Dorica, che dopo il cambio tecnico insomma è riuscita veramente ad inanellare una serie di risultati positivi, anche magari con contro avversari che magari fino a qualche tempo fa diciamo non neanche ci si sperava, no? Beh, quello sicuramente, abbiamo portato a casa dei risultati positivi con una lunga serie di buoni risultati, una su tutte per dirne quella fuori casa con l'Osimo, che è la seconda in classifica insomma. Assolutamente, e, questo pareggio interno con il Loreto immagino che sia una di quelle partite che chiaramente anche alla squadra carica ulteriormente, proprio come ben dicevi, per affrontare quelle che sono le ultime gare diciamo di questa regular season e per poi andare ad affrontare, ci auguriamo tutti, il playoff. Da morale, ci ha comunque fatto salire di un ulteriore punto, ci ha mantenuto lì
in zona playoff, quindi i ragazzi sono ben consapevoli che con un ulteriore sforzo arrivare ai playoff è un qualcosa di fattibile. Certo, abbiamo anche purtroppo tante assenze, però sicuramente chi entrerà in campo darà il meglio. Assolutamente. Prossima sfida, quella venerdì, giusto? Giocate? Sì, abbiamo l'anticipo. Avete l'anticipo contro la GLS Dorica, insomma un'altra bella sfida che l'Ancondorica cercherà di far sua. Eh beh, certamente, anche perché come dicevo prima stiamo parlando di una di quelle partite di alta classifica, quindi cerchiamo comunque di non distaccarci dalle prime e soprattutto di stare anche attenti a chi ci sta subito dietro, insomma, come il Torrette. Eh sì, e quindi insomma gare e scontri decisivi che appunto potranno dire tanto per quello che sarà il proseguo della stagione della nostra Ancondorica. E ragazzi carichi, come dicevamo, tutto l'ambiente immagino che sia ultra positivo, no? Ma sicuramente, perché comunque non possiamo che essere contenti di come si sta comportando la squadra, dei risultati che sta portando, della posizione di classifica, quindi va benissimo così, insomma, quello che speravamo piano piano lo stiamo portando a termine, speriamo di continuare. Certo, obiettivo finale? Beh, almeno quello che era prefissato a inizio stagione, entrare in area playoff e poi eventualmente i playoff diranno qualcosa, insomma. Certamente. Non lo nascondiamoci, tutti sperano sempre il miglior risultato possibile. Assolutamente, ce lo auguriamo veramente. Vincenzo, io ti ringrazio per essere stato con noi, è il piacere di riaverti nostro ospite prossimamente, magari a commentare anche una vittoria importante. Grazie e buonasera a tutti. Grazie a te, buona serata, ciao. Lo spazio dedicato ad Ancondorica è stato offerto da Generali Assicurazioni, agenzia di Ancona Baraccola, agente Paolo Giubilei. Punto biancorosso. Perfetto, ringraziamo Paolo Giubilei, ringraziamo l'Ancondorica qui, auguriamo il massimo di tutte le loro cose che hanno in programma. E va bene così quando una squadra si riprende, loro insomma, vanno bene, stanno andando a gonfie vele. C'era stato questo momento in cui zoppicava, però sono riusciti a ribaltare tutta la situazione, che è quello che ci auguriamo noi. Gino, che mi chiedi, Gino? Per Guido, ma anche se non dovessimo retrocedere, poi che c'è scritto qua, mi sembra che Tiong abbia intenzione di continuare avendo questo atteggiamento. Cosa ne pensi? La domanda la gira direttore Fera. A saperlo. Allora, ufficialmente non giungono notizie di un patron che si voglia disimpegnare. Anzi, non giungono proprio notizie. No, diciamo la verità come no. Stanno. Allora, non giungono notizie. Non giungono proprio notizie, quindi Okay, ci sta. Si suppone che ci sta quello che dici. Dire. Poi dopo io per via traverse chiedo e mi viene detto che appunto non c'è l'intenzione di mollare il progetto Ancona, ma di proseguire. Questo viene detto. Poi dopo, chiaro, i rinvii, il non presentarsi, è chiaro che tutto lascia poi pensare a tante cose, perché effettivamente prima gennaio la firma ci doveva essere, poi da gennaio si è spostata a febbraio non si presenta per motivi familiari. Questa doveva essere in teoria la settimana dell'arrivo del patron Tony Tiong, perché si parlava della metà di marzo, no? E insomma, a quanto sembra non sarà neanche questa la settimana che arriverà. Addirittura Guido si è sbilanciato in precedenza parlando che non sarà proprio questo il mese, quindi lui è andato anche oltre. Adesso sarà da ma vedere. Ci cambierebbe qualcosa? Allora, io non lo so. È chiaro che vederlo qua potrebbe cambiare qualcosa a livello di ambiente, nel senso che magari anche il tifoso sta un po' più sereno, sta un po' più tranquillo. Adesso, al di là di quello che succede sul campo, però vedere la presenza del proprietario qua sul posto, invece che sentirsi dire no, guardate ragazzi, guardate tifosi, non posso, non vengo, sì, rinvio e rinvio ancora, è chiaro che... Ma personalmente a me non mi cambia niente, cioè, no, se c'è o non c'è non cambia niente, quello che cambia è se
il tipo di rapporto che ha verso la città, verso i tifosi, verso chi segue i colori biancorossi cambia. Se cambia, può cambiare sia a Singapore che ad Ancona. L'importante è che ci sia questa chiarezza di capire con chi bisogna parlare, con chi? Di Etiong, Ripa, chi è? Con chi? L'importante è quello, poi se lo fa da Singapore o lo fa dall'Australia o lo fa da Ancona non cambia niente. L'importante è che qualcuno parli, si faccia sentire. Che faccia sapere quali sono le indicazioni per il proseguo di questa squadra, se si è stufato del calcio ad Ancona, se è solo un momento di transizione e che tutto quanto riprenderà poi più avanti. Cioè, un po' di chiarezza ce lo meritiamo. Io sinceramente non so cosa stia passando nella testa di Tony Tiong, perché lo reputo comunque una persona seria. Poi, però, se qui vogliamo essere negativi, ecco, se vogliamo essere negativi, qualcosa, ma non da adesso, mi porta a pensare già dal primo rinvio che magari anche lui stia guardando un po' la classifica, vede la posizione, guardi e la magari, sai, e magari sai cosa hai messo in campo, no? E magari, no, sai, no. No, no, è che magari dici, se qui retrocedo, poi del centro sportivo che ci faccio? Ci fai il business col centro sportivo, continui a fare il questo business. Questo perché a essere cattivi, ma questa è, lo dico io maliziosamente. Non posso mica dire perché che a livello nazionale e internazionale Ancona continua a essere appetibile proprio per il suo posizionamento centrale per quello che riguarda le vie di comunicazione, per quello che riguarda il traffico presente e possibile futuro. Quindi a livello commerciale sicuramente è valido. Se pensi però che ti giunga aiuto dagli imprenditori di Ancona, ma questo già l'ho capito. Ti sono state date delle false informazioni, credo che l'abbia capito anche lui. Quindi se uno viene a investire, investe di suo e poi si tiene quello che giustamente è il suo ricavato, allora ci sono delle speranze. Diversamente, se pensi di attingere, facendo un paragone, adesso qualcuno storcerà il naso, se pensi di attingere al territorio come succedeva per il Materica, che aveva avvicinato tante società, aziende di Materica, del Maceratese, eccetera, che supportavano la squadra, qui è tutta un'altra par di maniche. Qui sbatti duro, perché è tutta gente che davanti ti dice una cosa, poi dietro ti arriva la coltellata. Se ragioniamo per sconti diretti, non ne usciamo. Ogni partita deve essere una finale a partire da domenica. La Torres, con tutto il rispetto, non è il Real Madrid. Bisogna assolutamente evitare di andare a giocare gli scontri diretti con l'acqua alla gola. Andrea, io dico, intanto dobbiamo cercare di non arrivare a giocarcela all'ultima partita in casa con la Lucchese. Questo speriamo tutti che non si arrivi lì, perché lì veramente saresti con l'acqua alla gola e poi sei da dentro fuori. Dopo voglio vedere. Ma non tanto per l'avversario in sé, che magari sulla carta è abbordabile. Il problema è quello che abbiamo sempre detto, è quello che diciamo da settimane, da mesi. Cioè, qui neanche tanti valori tecnici dell'Ancona, ma proprio a livello di testa, che l'Ancona dimostra che, insomma, spesso e volentieri cade tra virgolette in depressione, mettiamola così. E pensa quanto cadono in depressione i tifosi. Ci dobbiamo impegnare di più per arrivare quartultimi, che forse quintultimi non basta per fare i play-out. Letta al contrario, diciamo. Le possiamo vincere pure tutte, ma sono inzato nero lo stesso per come è stata gestita la stagione. Se ci salviamo, sono stati comunque tutti non bravi. Società in testa, ho cambiato alcune parole. Immagino. Ecco. Allora, parole sante Guido, farà piacere a Cisco 78 scrive. Parole sante Guido, ma se una squadra col seguito di così tanti tifosi, anche i trasferti, non trova la grinta, cosa bisogna fare? Se vogliono andiamo anche agli allenamenti a incitarli. Io, se qui andiamo soltanto di fronte a quello che è l'apporto della tifoseria, sarebbe sempre da primo posto. Questo
non lo dico per, come si dice, paraculismo in questo frangente, ma perché è la verità. È la verità, perché in questa posizione di classifica, come è stata la stagione, i tifosi dell'Ancona li trovi sempre. Ma vuol dire li che, trovi sempre. Che la società in precedenza ha lavorato bene. È quello che fa anche più arrabbiare. Allora, no? ripeto. Se no non ci avresti questo seguito, allora, no? Allora, ripeto. L'abbiamo visto in precedenza. La società, dai. Ci sono due anime, perché ci sono due anime di fatto. Ma c'è quella che ha lavorato fino ad oggi, diciamo, lì, che l'ha presa, l'ha fatta crescere, mettiamo così, che continua a lavorare e lavora in un certo modo. Il problema in questa fase è che, chiaramente, non essendo più a gestione Canil come principale, come si dice in questi casi, socio di maggioranza, bravissimo Stefano, e al suo posto c'è Tony Tiong, è chiaro che le direttive arrivano da Tony Tiong. In questo momento la direttiva, l'abbiamo detto, è quello del silenzio, quindi nessuno dei dirigenti deve parlare, parlano giocatori, parla allenatore. Quindi poi si lavora dentro e si continua a lavorare. Noi sappiamo quello che ha fatto la parte Canil, Roberta Nocelli, quello che hanno costruito. Però adesso bisogna vedere cosa vuole fare l'altra parte, cioè non ci si può nascondere dietro al silenzio, perché questo poi diventa preoccupante ai nostri occhi, ma anche all'occhio del tifoso medio. Se la società non parla in questi momenti, sai, già la classifica è quella che è, vedi prestazioni che insomma non sono il massimo della vita, se non parla neanche nessuno. Però ripeto, io la buona fede di una parte della società la conosco e ci metto la mano sul fuoco. Però bisogna che anche l'altra parte si svegli, soprattutto in questo momento. Questo non saprei come edulcorarlo. Guarda, giusto. Comunque è molto alla romana, un saluto tipico che si fa a Roma. Ha scritto che la terza anima della società, oltre a quella matricese, quella di Tiong, c'è un'altra che è Alimo. Poi ce la giochiamo con chiunque. Ad Arezzo non siamo riusciti a fare un tiro in porta. La Vis Pesaro ieri meritava il pareggio. La Torres, quando è venuto il Perugia, non aveva mai perso. Esatto. È quello che volevo un attimo cercare di trovare di positivo, ecco, perché poi quando arrivano anche i messaggi come fate ad essere positivo, non è che come fai ad essere positivo, è chiaro che ci sono situazioni negative ed è evidente sotto gli occhi di tutti, però devi andare anche a scovare qualcosa che ti possa dare un minimo di positività, appunto come il nostro amico ha detto bene, il Perugia quando arriva ad Ancona non aveva mai perso, ed è vero, poi perde qua alla prima battuta d'arresto. La Carrarese quando viene ad Ancona aveva una serie di risultati utili consecutivi e sembrava inarrestabile. Poi comunque l'abbiamo vista una Carrarese che era forte, però l'Ancona è rimasta lì aggrappata alla gara e ha fatto il punto di fortuna, di non fortuna. Questo non ce ne deve importare come arriva. L'importante è che i punti arrivino. Perché la fortuna comunque fa anche parte del gioco e la trovi se la vai anche a cercare. Altrimenti se poi non te la giochi neanche la fortuna assolutamente arriva, però se ogni tanto tiri anche in porta magari qualche chance in più, appunto, potresti averla. Se vai a Perugia e fai un tiro in 95 minuti di gara, e poi di che stiamo a parlare? Penso che l'unico valore aggiunto della società è la Nocelli, che speriamo rimanga nei nostri anche in caso di retrocessione. Per il prosieguo attuale, se sbagliamo uno scontro diretto, ci ritroviamo in lotta per evitare il terz'ultimo posto. Parola al campo, un plauso ai tifosi, a Radio 2, agli unici interessati alle vicissitudini biancorosse. Forza Ancona, Mirko da Roma. Grazie Mirko. Belle parole Mirko. Va ringraziato. Grazie Mirko veramente, perché insomma... Ok, questi li avevo aperti.
Sì, questo l'avevamo letto. Vado qua. Siete sicuri che in C o in D questa società rimarrà? Gianni X, ciao Gianni. No, noi siamo sicuri di niente. Esatto. Assolutamente di niente. Mi ha rubato le parole da bocca. Assolutamente non siamo sicuri di niente in questo momento. Qui, che ne sai? È per quello che diciamo che almeno arrivasse da lontano e venisse qui, almeno in ogni caso qualcosa ti dà. Ma vabbè, te l'ho detto. No, ti dà nel senso, ci sono. Sono vivo, sono presente. Sì. Vabbè, ma basta anche che da lontano dica: allora, da domani comanda Tizio, a posto. Almeno chiediamo a Tizio che famo. Posso essere cattivo? Vada. Sarebbe bastato che in occasione dell'anniversario dell'Ancona avesse scritto qualcosa. Neanche quello è arrivato. Apro e chiudo la parentesi. Allora, poi qui un po' di battibecchi, questo è scritto, tante cose scritte, è enorme, io da qui a lì... Allora, buonasera, penso che questa società sia diventata una tra le peggiori in assoluto in fatto di trasparenza e rapporti con i tifosi, spero di no, ma credo che 3 anni fa la voglia di calcio in Ancona era talmente tanta che ci siamo fatti fregare anche stavolta da persone che ci promettevano trasparenza, serietà ed un progetto a lungo termine. Se per pura fortuna ci dovessimo salvare, perché solo con la fortuna possiamo salvarci, sia chiaro, ormai i rapporti tra i dirigenti matelicesi e la tifoseria si sono rotti. Qualcuno di questa fantomatica società intervenga e ci spieghi che cosa sta succedendo, altrimenti non prendetela con i bambini piccoli che qualcuno vi ha chiamati farabutti, perché per il momento siete solamente la delusione più grande, anche più della probabile retrocessione. Di questo, tutta questa storia è iniziata 3 anni fa e che avete inesorabilmente distrutto per pura incompetenza. Un saluto a Radio Tua da un tifoso che ha seguito l'Ancona in tutte le categorie. Questo è il pensiero di un amico che non è firmato e lo abbiamo letto comunque. Poi, chissà un giorno qualcuno ci spiegherà questo atteggiamento assurdo della società, sembra che sia tutto deciso per affondare e retrocedere quando fino a pochi mesi fa si parlava di ben altro. Questo è il messaggio di Stefano, vi ho spiegato perché in questo momento nessuno interviene, ripeto, input che arriva dall'alto e quindi chi è che paga, chi è che insomma ha la maggioranza del club in mano, è lui che decide e quindi poi gli altri lavorano e devono sottostare alle decisioni che arrivano dalla punta della piramide. Poi, comunque, per puntare a non fare i play-out con l'Olbia bisogna arrivare quintultimi, perché la quartultima i play-out li fa e come, esatto. E infatti bisogna stare attento alle gare di questa sera, insomma, c'è questo scontro diretto Sestri-Levante-Recanatese, capite voi quale sarebbe il risultato migliore stasera. Altrimenti l'Ancona, nel caso una delle due vincesse, insomma, si troverebbe a scalare in classifica ancora in una posizione. Poi mi sembra giusto, si torna a parlare dell'ingresso allo stadio. Dai. Io vorrei capire se è una cosa normale che per far entrare 500 ospiti, di cui almeno 200 moderati, in uno stadio da 24.000 posti ci vogliono 45 minuti di filtraggio tra polizia antisommossa, trattati da terroristi per vedere una partita di calcio, una vergogna. Questo è il messaggio che arriva da parte di Daniele. Fabrizio, noi per arrivare dice... allo stadio 4 blocchi praticamente a distanza di 100 metri l'uno, quindi per dirti. Vabbè, dai. Fabrizio dice: la società era presente a Perugia, a fine partita erano abbastanza incazzati, Ripa è colui che ha portato Tiong e quindi sua emanazione, come tale è lui che dovrebbe dare spiegazioni ai tifosi alla sala stampa. E qui mi fermo. Poi Paolo di Ancona che scrive: noi ci crediamo nella salvezza, qualche giocatore ci crede forse, ma la società ci crede e soprattutto vuole salvarsi, il comportamento da agosto ad oggi direbbe di no. E poi il buco di 1,5 milioni che lascerebbe Tiong, chi lo paga? Noi cittadini di Ancona con l'aumento delle tari e delle altre tariffe cittadine? Dove si è mai vista una roba del genere? Questo è il messaggio
Di Paolo di Ancona, 1,5 milioni, Stefano, aiutami. Non lo so dove l'ha visto. Allora, cioè, che buco lascerebbe? Cioè, l'Ancona non ha debiti, questo va detto. No, ma probabilmente è la cifra del centro sportivo. Del centro sportivo, del terreno del centro sportivo. Mm. Ma se Tiong non lo prende, non c'è niente. Allora, ci sono delle penali eventualmente, perché comunque ci sono degli accordi firmati, da quello che sappiamo, nel caso non vada in fondo, perde intanto esatto quanto già ha dato. E poi ci dovrebbero essere delle penali che comunque dovrebbe far fronte. Però per il resto ridico l'ennesima cantilena, soprattutto a chi crede che ci sono stipendi non pagati e debiti. L'Ancona non ha debiti, paga fornitori regolarmente, paga gli stipendi regolarmente. Quindi toglietevi dalla testa questa cosa. L'Ancona non ha un debito in questo momento. Quindi la società è pulita. Meno male, mi viene da dire, perché poi in passato sappiamo cosa abbiamo dovuto affrontare. No, è il comune di Ancona che vende il terreno, quindi non ci sarebbe nessun buco, in ogni caso, se nessuno paga, tutto al più è un mancato incasso. Buonasera a tutti, un paio di domande a Cristian e poi chiudiamo. Fatto. Moreno 63, tu dici sempre che il mister ha una grinta impressionante, caratterialmente parlando. Secondo te che cosa c'è che non va al momento, che non riesce a trasmettere tutta la grinta ai giocatori in campo? Poi, secondo te, questa è più cattiva secondo me, visto che non riesce a trasmettere quanto supera, tu che ne pensi di cambiarlo, no Donadel, per dare una sferzata? Vedi a suo tempo Monaco Salvioni. Lo so, allora sul discorso che non incide, lo ha detto anche Colavito, l'ha fatto capire, a livello di testa, perché quello che vediamo ogni volta è proprio una squadra che mentalmente subisce subito, la prima negatività la subisce. Quindi puoi starvi a vincere 2-0, becchi il gol, la subisce, l'abbiamo visto anche con la Fermana recentemente. Quindi questa cosa è che lui non è riuscito ad imprimere. Quando io parlo di grinta, perché comunque l'allenatore poi ti può piacere, non ti può piacere, questo io, ognuno dopo ha le sue cose, ma a livello di grinta, anche quando lo vedete in panchina, ma lo vedo anche durante la settimana negli allenamenti, quando si deve incavolare lo fa, e come, per quello io dico basterebbe la grinta la metà che ha Colavito, magari qualche vittoria in più l'avevi fatta, però ecco, poi sapete, ci sono 23, 24, 25 teste nello spogliatoio, sono tutte diverse. Per il resto, che ti devo dire, Moreno, se devi dare una scossa, ben venga anche il cambio tecnico, che ti devo dire, io non è che me lo sono sposato con la vita, quindi cioè, alla fine se devi dare una scossa e si reputa che il cambio tecnico possa dare veramente questa scossa, va bene, però questo deve arrivare dalla società. Io purtroppo credo, avendoci visto due allenatori su quella panchina, che qui sono proprio limiti proprio di costruzione. Io non so veramente se un altro allenatore possa fare meglio, perché alla fine questa squadra abbiamo visto che ha galleggiato sempre lì più o meno come zona di classifica dall'inizio dell'anno, dall'inizio del campionato, dalla prima giornata alla 31esima, salvo qualche, insomma, sporadico momento che c'è stato qualche filotto di risultato e qualche risultato utile consecutivo. Per il resto è sempre stato un sale e scendi continuo, quindi io non lo so, francamente. Vabbè. No, ma perché tu non capisci che questa in realtà è una squadra molto più forte di quella dell'anno scorso. Allora, chiudiamo con questo. Punzecchiata la data. Ma non l'ho detto io, eh. No, certo. Io riporto quello che è stato detto. Certo. Non ne capisco niente, lo si sa che io non ne capisco niente, quindi. Anzi, proprio non capisco niente in generale. Chiudiamo con Massimiliano, che dice: la cifra è stata messa a bilancio dal comune, si parla di 1.200.000 euro. Certo, è previsto, perché l'accordo era stato fatto nella scorsa stagione, quindi per quello che riguarda questa stagione, quest'annualità è stato previsto quell'ingresso a bilancio. Però insomma,
previsto un conto, poi dopo insomma non è un mancato incasso, e eventualmente fai sempre in tempo a rimettere all'asta il terreno e vedere se c'è qualcun altro che è interessato alle stesse finalità, e dopo aver capito cosa ci si può fare probabilmente qualcun altro ci potrebbe essere interessato, dopo tutto il lavoro propedeutico che è stato fatto, tutte le variazioni intercorse per quello che riguarda l'area, che anche lì ha inciso e non di poco. Allora, direi che possiamo fermarci qua. Buonasera ragazzi, questa squadra in 38 partite non è riuscita a segnare, ma su Tiri piazzati. Ma Colavito cosa fa? Beh, il problema è che non è stato solo con Colavito. Uno l'abbiamo fatto, dai. Sì, comunque un gol l'abbiamo fatto su tiro piazzato, dai, in 31 partite. Comunque guarda, certo, a livello generale, proprio statistico, non soltanto dell'Ancona, ma dalla Serie A in giù proprio, a livello statistico i gol da calci piazzati sono crollati proprio drasticamente. Quindi, come per dire che il calcio è cambiato anche da questo punto di vista. Sono le statistiche. Quindi io non... poi l'Ancona è chiaro, la vediamo da 3 anni a questa parte, è vero. Cioè non abbiamo visto gol su calci di punizione, vedere un gol direttamente magari da tiro dalla bandierina, un colpo di testa, un qualcosa, lo vediamo veramente forse una o due volte nell'arco della stagione, troppo poco, ecco. Proviamo a spostare la porta. Però proprio statisticamente i numeri sono crollati per i gol da calcio piazzato a partire già dalla Serie A, quindi per dire che non è soltanto un problema che ha l'Ancona, ecco. Vabbè, allora, puntata come si può capire che è stata bella ricca, avete commentato in tantissimi, abbiamo cercato di dare spazio il più possibile, dando risposte magari ai vostri pensieri, non l'abbiamo citati ma abbiamo letto correndo, quindi magari abbiamo inserito quello che stavate proponendo. Sono stati con noi Guido Montanari, capo servizio sport del Corriere Adriatico, abbiamo avuto il nostro portiere Filippo Perrucchini, reduce appunto dall'aver parato rigore, aver salvato un altro paio di azioni. Ma alla fine chi se ne frega, lui dice, voglio i punti. Avrei fatto cambio giustamente con un risultato positivo, ha pienamente ragione. Infine abbiamo chiuso con Vincenzo Zagaria che ci ha parlato dell'Ancon Dorica, che è l'unico che in questo momento è contento. Esatto, ha bloccato la prima in classifica per quello che riguarda il cammino di questa formazione ancoretana. Noi ricordiamo che domani alle 13 c'è la replica e torneremo forse mercoledì. Quindi state con noi, in ogni caso che vi teniamo aggiornati sulla nostra pagina Facebook. Perfetto, tra poco in campo 20:30 Cesena Gubbio e 20:45 Sesto di Levante e Canatese che chiuderanno questa giornata. E incrociate le dita sui risultati. Incrociamo. Che tocca fa, mamma mia. Buona serata a tutti. Punto biancorosso.